Il comune di Gioiosa Marea potrà riqualificare la passeggiata del lungomare in attesa di riammodernare tutto il canapè e di istituire un'isola pedonale. In questo senso si inquadra il progetto stralcio di sistemazione della zona prospiciente al mare, piazzatosi al 14° posto e dunque l'intervento è tra quelli ammessi e finanziati nel programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. La commissione di valutazione, presieduta dall'ingegnere Armando Cappadonia e composta da Roberto Siracusano, Alfredo Misitano, Francesco Roccaforte, Marcello Bottari ed Antonio Palazzolo, ha inserito tra i 44 progetti ammessi e finanziati quello che consentirà di dare il nuovo look alla passeggiata. In questo intervento stralcio, finanziato per 677.000 euro, saranno previsti fino all'area del rifornimento nuova pavimentazione, sostituzione di tutta la balconata che è attualmente in ferro e nuova illuminazione a risparmio energetico. Abbiamo scelto di indirizzare i nostri intenti su un progetto che sapevamo di poter realizzare e la nostra scelta è stata premiata, ha dichiarato il sindaco Edoardo Spinella. Ora ci attende il resto per completare l'intervento e dare una svolta anche per l'area antistante. Infatti, come idea di progetto, c'è quella di rendere maggiormente accogliente l'area verde e poi realizzare collegamenti viari, in modo da istituire un'isola pedonale. A questo punto, il lungomare e la passeggiata diventerebbero una location immensa.